e sarà sicuro nella tua dimora. Questo è il nome con cui chiameremo, Signore nostra giustizia. Okay.
via. Non abbiamo trovato altro, una mangiatoia e un po' di paglia asciutta. Eppure egli è il vero re. Giuseppe, guarda com'è bello il nostro bambino, però ti vedo un po' triste e troppo preoccupato. È vero, ringraziamo Dio per questo meraviglioso dono che oggi ha fatto a noi e a tutto il mondo. Non c'è dono più grande di questo. Egli ama i poveri e non li abbandonerà mai. Proprio in questa povertà, il suo amore, la sua misericordia diventa più grande. La notizia della nascita di Gesù subito si diffuse in tutta la Giudea. I primi a saperlo furono i pastori, la gente più povera. Un angelo, infatti, apparve loro e li circondò di luce. I pastori si smarrirono, ma l'angelo disse: mamma, non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia. Oggi nella città di Davide è nato il Messia. Andate, andate, e questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. È lui che aspettate da tanto tempo e con tanto tanto. È proprio come ce l'ha detto l'altro. Sono povera gente, come noi, guardate il bambino, è lui che siamo dei pastori e poco fa nel buio della notte ci è apparsa una grande luce e una voce ci ha detto: qui nella corte è nato il Messia. Noi pensiamo che le persone che cerchiamo siano lui. Io questa notte gli angeli non li ho visti, ma ho chiesto bene le loro mani. Perciò sono venuto qui a portare qualche dono. Ecco un po' di latte e un po' di formaggio fresco. E poca cosa, ma non siamo gente povera come voi. Una sera, infatti, aveva guidato le marce fino alla cruda, dove era nato Gesù, il Messia promesso a tutte le genti. Io sono la stella, ho guidato i marci per stare lunghe di. Sono scomparsa dal cielo quando ho visto la cattiveria del leone che voleva uccidere Gesù. Ora mi accompagna i figli perché possano adorare Gesù. Io sono il re Melchiorre, vengo dal regno della rame. Ho attraversato tutto il deserto con la speranza nel cuore di vedere questo grande avvenimento, indicatemi dalle stelle. Porto con me questa polvere d'oro, è segno del mio regno. Da oggi dichiaro Gesù re del mio cuore e della mia gente. Io sono fatta sane, le tasse di stava. Ogni mese infatti sono grande il segno del cielo. Subito mi sono messo in cammino. Appena mi ha arrivato ancora per scendere. Questo bimbo deve essere il Messia, annunciato nei profeti. A lui ho portato un piccolo dono, l'incenso, che non brucerà mai più per gli altri dei, ma brucerà soltanto per lui, che è l'unico Dio. Io sono Gaspa, il re della mia casa. Sono venuto qui a Betlemme per aiutare Gesù, che non è un bambino come gli altri, che è stato mandato per la salvezza di tutti. Ho portato con me un grande dono, la luna, che è profumo bruciato di tutto il regno. Questo dono è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi ed anche il segno della nostra bambina che svolgiamo ogni giorno a Gesù. Gesù nasce per tutti, per i pastori, per i re magi ed anche per noi. Egli ci vuole tutti attorno a sé, papà, mamme, giovani, vecchi e bambini, uomini di tutte le razze. Egli viene perché vuol fare di tutti i giovani dispersi nel mondo una sola famiglia. La famiglia di Dio. L'arrivo delle magi ci ricorda tutto questo. Gesù, noi ti guardiamo il Padre tuo, che sono frutto del nostro lavoro. Ti benediamo questi giorni, perché durante la Santa Messa diventi il tuo corpo e il tuo sangue. In questo modo torni a rinascere ogni giorno e resti mezz'anno per sempre. Gesù accetta questi doni, è poco lo sappiamo, ma tu non puoi andare nel nostro cuore sincero. Ti vogliamo bene, tu lo sai, resta in mezzo a noi.
Gesù bambino, della grande felicità.
parasole. Andare via, non va tutto il prete. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano tutti voi. Invochiamo il perdono delle nostre colpe per celebrare con gioia il Natale del Signore. Sì, a me.